Salve a tutti, sono Brown Wiki con un nuovo video qui su Minecraft. Allora, oggi vi farò vedere la versione definitiva del ponte levatoio, in quanto la se chi mi segue si ricorderà che nel mio primo video avevo messo il tutorial del ponte levatoio, però costruito con le botole, che sono queste cose qua. Botole che avevano molte cose inutili, cioè si potevano tranquillamente arginare, quindi sono quasi inutili. Quindi questa non è naturalmente la versione definitiva del ponte, è solo una prova. Il ponte vero lo costruirò in diretta, diciamo, e quindi vi spiegherò passo passo cosa bisogna fare per costruire un ponte levatoio. Intanto, mentre distruggo, datemi un attimo che distruggo tutto questo, così lo ricostruisco piano piano. Andiamo quindi ora a vedere i materiali di cui abbiamo bisogno. Sicuramente pistoni appiccicosi, che sono la base, diciamo, di tutto il meccanismo. E si fanno in questo modo: si fa prima un pistone, in modo che vi ho fatto vedere, e poi al pistone si mette sopra una slime ball, e quindi abbiamo un pistone appiccicoso. Cos'è una slime ball? Una slime ball è un drop che lasciano gli slime, che sarebbero dei mostriciattoli cui io ho fatto un video per farveli vedere. Poi abbiamo bisogno di redstone in grande quantità, questa pietra rossa che si scava, redstone torce, si fanno in questa maniera. Poi abbiamo bisogno di redstone repeater, si fanno in questa maniera con le redstone torce e la redstone in mezzo, così. Poi delle leve che si fanno così, cobblestone sopra e stick sopra, sì, cobblestone sotto e stick sopra. Quindi andiamo a vedere come funziona. Essenzialmente abbiamo bisogno di uno spazio largo 8 quadretti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi il ponte sarà largo 8 quadretti almeno. Come vi consiglio di costruirlo in questo modo: fate prima le due strisce ai lati, diciamo lasciando 6 quadretti in mezzo, appunto, perché 8 meno 2, quindi così prima questa. Così, in questo modo. Poi facciamo quell'altra, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, una volta fatto questo, vi consiglio di fare i due strisce in mezzo, così. Ok, una volta fatto questo, posizionare gli sticky piston. Ok, una volta fatto questo, diciamo, si possono creare
si può creare, diciamo, un rialzamento qui alto 2 così, per diciamo far funzionare meglio il nostro ponte levatoio. Così si continua fino a lì sotto. Sta avvenendo buio, io faccio una pausa. A tra poco. Ok, di nuovo qua. Allora, durante la notte ho costruito queste due cose al lato per coprire i pistoni e rendere, diciamo, non scavalcabile il ponte. Comunque, adesso andiamo alla parte dei circuiti. Cosa dobbiamo fare? Prima di tutto, se vogliamo nascondere il circuito, dobbiamo creare questa specie di avvallamento davanti all'ingresso del ponte levatoio. Così, in questo modo, vedete? Più basso rispetto al ponte di 2, largo 4, poi si sale di 1, 5. Oh cavolo, sono cascato. Poi fino a qui sopra. Oh, sali. Così. Oh, ma che è oggi? E niente, anche dall'altra parte fino a qui. In questo modo, se ora noi lo copriamo così, il circuito non verrà interrotto. Vedete? In modo che non si noti nulla di strano. Quindi è molto importante fare questa piccola operazione preliminare. Poi copriamo, tanto per cominciare, tutte e due le parti di redstone. Ecco. Fino a qui. Perché poi non mi pare che... Sì, fino a lì. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. E questa sarà la redstone che appunto farà attivare il circuito. Colleghiamo tutto, facciamo in modo che si formi una specie di U, diciamo, con i circuiti. Poi cosa dobbiamo fare? Allora, io qua già l'avevo costruito, no? E dobbiamo fare prima di tutto un circuito che vada dalla parte finale del ponte fino all'altra parte. Io ecco che parte da qui, vedete? Parte da qui, prosegue verso di qua, che io già ho fatto nell'altro video, e quindi ho deciso di mantenere questo circuito che parte dalla parte finale, vada fino alla parte iniziale, fino a qui, e sbuca qui. Poi cosa dobbiamo costruire? Lo stesso logic gate dell'altra volta, solo con una piccola modifica. Guardate, così, così, una torcia, sì, una cosa in mezzo, e poi una torcia davanti. Questo perché, diciamo, i pistoni funzionano al contrario rispetto alle botole, cioè si attivano quando, cioè il ponte si chiude quando gli viene data energia, al contrario rispetto alle botole, diciamo. Ecco, a questo va collegato qui da una parte, o comunque dove volete voi, da una parte va collegato il circuito che proviene dalla fine, e da questa parte, diciamo, l'input che viene dall'inizio. Vedete, la stessa cosa che ho fatto qua. La fine, cioè questa all'uscita, l'output, va collegata appunto qui sotto, va a finire fino a qui, va collegato con il circuito del ponte levatoio. Una volta fatto questo, ci sono vari sistemi per attivare il nostro ponte levatoio. Veniamo immediatamente a quello più semplice, quello cioè che si vedeva nel video precedente, ovvero con una leva. Una cosa molto importante è stare attenti a non mettere blocchi sopra a questo, così, perché sennò crea un loop, e quindi potete usare però i blocchi di vetro.
Quindi cosa mettere qua? Mettiamo una leva. Questa leva fa spegnere quel pezzo là. Ok, vedete? E funziona. Si sono spente tutte e due, quindi il ponte levatoio si è chiuso. Se noi alziamo la leva, vedete si è aperto. Naturalmente funziona un po' male. Perché? Perché i circuiti arrivano fino a 15 blocchi. Quindi per vedere dove è che si apre e si chiude effettivamente, attiviamo il circuito e andiamo qua. A questo punto dobbiamo fare una piccola modifica, ovvero aggiungere dei repeater. Questi repeater servono appunto a prolungare la lunghezza del segnale. I repeater, eccoli. Allora, come dobbiamo posizionarli? In questa maniera, in modo che non si crei nessun loop, e questo è il sistema migliore che abbia trovato. Così, in questo modo si prolunga il circuito. Poi ritorna qua, solo facendo in questo modo si crea un loop. E quindi dobbiamo andare qui e dove sta? Eccolo, mettiamo un altro, ne mettiamo un altro così e poi quest'altro continua. In questo modo viene prolungato fino a un certo punto, poi dovremo rifare la stessa cosa. Dov'è che si vuole prolungare il segnale? Fino a qui si allunga di 2, il contrario va messo. Ok, si deve fare, funziona fino alla fine, vedete? E si è attivato. Si deve fare la stessa cosa anche dall'altra parte. Quindi ora non ve lo faccio vedere. Stop. Un'altra cosa, se voi pensate che basti fare così per prolungare, vedete che comunque qui dalla parte dove c'è il ripetitore rimane un buco, quindi bisogna per forza fare in questa maniera. Così, una volta fatto dovrebbe funzionare a dovere il vostro ponte. Quindi aprendo la leva si apre tutto quanto e chiudendo si chiude. Quindi ora noi naturalmente lo chiudiamo, vado fino in fondo e posso aprirmelo alle spalle, senza che tra l'altro chi sta da quella parte lo possa poi chiudere, perché naturalmente è come quell'altro, quindi solamente per passaggi obbligati. Quindi questo era il metodo più semplice e veloce per far funzionare il vostro ponte levatoio definitivo questa volta a dovere. Farò un altro paio di video in cui penso alla fine del video ci sarà una schermata in cui faccio vedere le altre due opzioni per collegare a dovere questo ponte levatoio. Quindi da Brown Wiki è più o meno tutto. Spero che l'idea ti sia stata utile e sia una cosa, diciamo, una cosa carina da fare. Vabbè. Ciao!